Siamo giunti alla sfida numero 4 del Clash Fest, è stata ideata da Judo Slot. Andiamo a vedere cosa ha preparato per noi. Vamos! Benvenuti sul canale dei Fioci Club, sono Venda87, questo è il mio account sviluppatore che Supercell mi concede di poter utilizzare solo per presentarvi le novità in anteprima. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna news sui prossimi update, sulle prossime sfide del Clash Fest. Iscrizione al canale e campanellina attiva. La sfida di oggi è stata ideata da Judo Slot e anche in questa sfida c'è un ricchissimo prize pool. Stiamo parlando di scatole merchandising Clash of Clans, ma non ci sarà una classifica su chi attacca più veloce o con il minor numero di truppe. Basterà tristellare questa base per partecipare all'estrazione di queste scatole. Il sorteggiato, oltre a vincere per sé la scatola del merchandising, farà vincere a tutto il proprio clan le scatole di merchandising. Quindi mi raccomando, completate questa sfida per avere chance di vincere voi con il vostro clan. Trissando questa base riceveremo due pozioni per boostare i nostri estrattori e un discreto loot. Questa è la sfida in questione, abbiamo pochissime truppe a disposizione, siamo sul TH11, attenzione perché ci sono due gruppi di eroi ad ore 3 e ad ore 6. Premetto che ci sono tanti metodi per tristellare questa sfida, una chiave di lettura saranno sicuramente l'utilizzo delle due zap sugli altari degli eroi per evitare di affrontare 4 degli 8 eroi che sono delle difese davvero importantissime. Io parto con lo schieramento di un arciere tra mortaio e difesa aerea e stessa cosa vado a fare dall'altro lato, poi schiero i due superarcieri in questo modo più o meno per cercare di eliminare velocemente i depositi. Non li vado a splittare per tentare di non perdere potenza, abbiamo pochissime truppe da poter giostrare. Un goblin sull'altro settore dei depositi e aspettiamo che le truppe facciano il loro lavoro. Ok. I mortai stanno andando giù. Perfetto. Difesa aerea giù anche dall'altro lato. Sta andando tutto come da plan, diciamo. Posso anche tranquillamente schierare le streghe a questo punto, tenendole fuori dal target della torre infernale. Andiamo a schierare tutto il nostro push, andiamo a mettere le due batte al centro, andiamo a mettere anche i due draghi elettrici verso il core del villaggio. Attendiamo ancora. Dai, 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 arciere, tiraci giù questa difesa aerea, altrimenti le bat muoiono, anzi sono tutte già morte praticamente le bat. Non benissimo, ma forse tristelliamo lo stesso. Dai, le inferno vanno giù tutte. Questa è una buona notizia. Ok, attendiamo ancora. Cerchiamo di capire su quale dei due settori degli eroi vanno le nostre truppe via terra. Un super arco è uscito. Questa non è una buonissima notizia. Andiamo a schierare il goblin su questi estrattori e depositi per cercare di prendere le bombe con solo il goblin. Ok, le truppe del push vanno sul settore ad ore 3 e quindi vado a zappare questi altari di qua senza troppi problemi. Abbiamo un bocciatore, entrambi i super archi, entrambe le streghe. Bene così. Quasi quasi vado a mettere anche uno spaccamuro per distrarre un po' King e Queen. Dai, 40 secondi di tempo. Qui ci sono delle bombe. Siamo al limite, siamo davvero al limite. Non so se resisteremo a quelle trappole a scatto, a quelle bombe presenti. Peccato che sia morto il goblin su questo deposito. Dai, 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 con quegli scheletrini. Dai, 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 20 secondi, forse sì, forse sì. Abbiamo perso tutti i super arcieri. Rimangono le streghe. 15 secondi di tempo. Dai, 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 che arrivano. Arrivano gli scheletrini.
scoppiano le bombe e arriva la tripla. Come vi è sembrata questa sfida? Avete avuto delle difficoltà? Lasciami un commento qui sotto sul video su YouTube. Non dimenticarti a seguirmi anche sul canale Viola, su Twitch e su tutti i nostri social network. I link, come sempre, li trovi qui sotto in descrizione. Ci vediamo presto per un prossimo video o una prossima live. Vamos!